È bastato un gol di Lazzarini al 28esimo del primo tempo al San Luca per avere ragione del fanalino di coda paolana e riconquistare la vetta della classifica dopo che nell'anticipo di sabato la Reggio Mediterranea, battendo il Locri, aveva scavalcato appunto la squadra di Figliomeni. Un risultato striminzito, non una bellissima partita, come si capisce tante volte quando si ha a che fare tra la prima della classe contro l'ultima, la partita o diventa una goleada oppure invece diventa una partita difficilissima da gestire. Ne è venuta a capo la squadra del San Luca e quindi con 23 punti si porta, come dicevamo, di nuovo in testa alla classifica, tenendo a debita distanza anche quel Sersale che sta davvero dimostrando di essere una squadra molto ben in palla ultimamente, e lo stesso Scalea che vincendo la partita in casa contro l'Isola Caporizzuto si attesta al quarto posto. Anche qui un campionato molto bello, molto combattuto, che vedrà probabilmente la vittoria finale solo alla fine del campionato.